Siamo all'ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo con il direttore sanitario Lucio Nucera. Salve, buongiorno, grazie per la presenza e per la partecipazione, mi piace dirlo e sottolinearlo, gradita di tutti a sostegno dell'iniziativa che stiamo portando avanti per arricchire di prestazioni l'ospedale di una specialità che mancava, francamente, che sta prendendo corpo. Anche perché il decreto del commissario ad acta ha finalizzato, questo ci tengo a puntualizzarlo, ha finalizzato 40 posti letto di riabilitazione funzionale, tra questi rientrerebbero i 20 posti letto che non sono altro che il frutto di un trasferimento dell'attività di Scilla, dell'ex ospedale di Scilla, il trasferimento a Melito. Certo, la procedura stenta un po', perché ci sono i soliti meccanismi di rallentamento, chiamiamoli così, ma comunque oggi, grazie a Dio, abbiamo assistito alla ufficializzazione dei primi 6 posti letto di riabilitazione, ai quali dovrebbero aggiungersi gli altri 14. Quindi andremo a totalizzare, se i vertici ce lo consentiranno, i primi 20 posti letto di riabilitazione funzionale. Dunque l'ospedale Tiberio Evoli vive, non è morto ancora? L'ospedale Tiberio Evoli è forse l'unico degli ospedali ad aver avuto, rispetto ai tagli del passato, un incremento e un riconoscimento, perché dai 55 posti letto residui noi andremo a ospitare all'interno della struttura ospedaliera ben 110 posti letto, compresi i nuovi, più i 10 di emodialisi, quindi 120 posti letto. Dunque l'unità operativa riabilitazione cardiorespiratoria può vedere un barlume di speranza nell'esercitare la professionalità? Certamente sì, visto i risultati che stanno raggiungendo, migliaia e migliaia di prestazioni in un anno, frutto di sacrificio di 3 soli operatori medici e di un drappello di paramedici, tra coloro i quali sono transitati da Scilla e quelli che siamo riusciti a recimolare dagli ex servizi, ormai tipo lo Torino, che ormai non esiste più per le vicende ben note a tutti, siamo riusciti a organizzare questa struttura che sta dando in termini di gradimento ottimi risultati al territorio. Dunque sicuramente quello che oggi è avvenuto è un incontro molto importante in cui si è dato lustro a quelle che sono le iniziative dell'ospedale Tiberio Evoli, un'iniziativa che è nazionale, promossa dall'AMCO e dalla Fondazione per il Tuo Cuore. Sì, questo è il secondo appuntamento, a dire il vero, non è il primo. L'anno scorso abbiamo fatto la stessa manifestazione, sempre frutto dell'iniziativa della dottoressa Misarefite, l'attuale responsabile dell'unità operativa, che ha saputo e ha voluto fortemente inserire l'ospedale di Melito Porto Salvo nel circuito nazionale proprio delle cardiologie aperte promosse dall'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi. Per di più, poc'anzi ha annunciato comunque che sarà fornita questa card agli ammalati, per cui nel momento in cui si dovessero trovare per motivi di salute, di urgenza, in qualsiasi pronto soccorso, in qualsiasi ospedale d'Italia, possono fornire dei documenti per il controllo dell'ultimo tracciato, delle ultime valutazioni effettuate. Notizie per una seconda ambulanza? Le ultime notizie che ci giungono ancora sono solamente verbali. Pare di sì, pare che forse i vertici aziendali stiano procedendo con l'assegnazione. Di ufficiale ancora noi in direzione non abbiamo avuto nessun atto. Ci speriamo tanto. Notizie dell'elisoccorso? Ma pure questa dell'elisoccorso è una notizia che è rimasta così in aria, tanto per rimanere in tema. Certamente è una bellissima iniziativa, però prima di parlare di elisoccorso, secondo me, bisogna cominciare a farsi 4 conti in tasca e dire: ma noi come siamo combinati in termini di primo intervento per la stabilizzazione dell'ammalato? Ci vogliono le attrezzature, ci vuole il personale adeguatamente strutturato dal punto di vista formativo. E ci vogliono pure gli strumenti per collocare l'ammalato sull'elicottero.
Ritengo che in questa fase siamo ancora all'età della pietra. Quindi strumentazioni fatte ad hoc e anche il personale. Che manca, personale che manca, che ancora non viene riassegnato all'ospedale, per cui noi ci troviamo con il cronico problema dei pensionamenti e delle uscite, oltre che delle ridotte capacità lavorative, perché siamo falcidiati, un po' per l'età avanzata ormai di tutti gli operatori, siamo tutti intorno a 60 anni, quindi con tutte le patologie che l'età stessa comporta, siamo tutte ridotte capacità lavorative e ciò riflette negativamente nel momento dell'esecuzione della prestazione. Per cui c'è la necessità impellente di procedere con l'adeguamento delle risorse umane. Anche perché molti si apprestano a compiere il 60° anno di età. Sì, abbiamo la stragrande maggioranza delle persone, tranne qualche giovane età, tutti attorno ai 60 anni e parecchi oltre alla soglia della pensione e, ripeto, con tante patologie in corso che pregiudicano e non garantiscono la prestazione. Anche perché molti reparti, come quello di oncologia, sarebbe sicuramente un bene rivalutarlo, così come anche il punto nascite. Il punto nascita non lo so, perché mi pare che il commissario ad acta, in un suo intervento qui in questa sede, ha parlato dell'impossibilità, oltre che organizzativa, anche finanziaria, per garantire un punto nascita, in quanto comporterebbe la riapertura di una pediatria con neonatologia, la riapertura di un reparto di ostetricia e quindi il personale, i primari, eccetera. Lui mi pare che abbia conteggiato 1.200.000 euro l'anno per questa attività, per cui in base alla legge dei tagli noi siamo esclusi. Per cui non andrei più a pensare a queste cose, si potrebbe forse osare di differire queste prestazioni con altre risorse, con altri mezzi. Io presentai una bozza di programmazione con integrazione del territorio ospedale pure a qualche consigliere regionale che me lo chiedeva, però rimodulando un po' l'esistente e garantendo alcune cose che di fatto oggi non vengono erogate, alcune prestazioni. Ma non ho avuto ancora oggi nessuna risposta in merito da parte di nessuno, a dire il vero. Anche di 10 milioni per quanto riguarda la struttura dell'ospedale? Anche di 10 milioni, perché certo con 10 milioni di euro l'ospedale si arricchisce notevolmente, però non abbiamo avuto la possibilità di andare a scoprire il destino di questa somma di cui si è tanto parlato. Speriamo di scoprirlo. Speriamo il più presto per tutti. Grazie. Grazie. Le persone che vengono a fare da noi una visita potranno avere una card dove verrà registrato l'elettrocardiogramma, le notizie anamnestiche, la terapia e con altre cose che magari si ritiene opportuno registrare, e questa card con le dovute credenziali sarà data a chi la richiede e la potrà utilizzare nelle cardiologie di tutta Italia nel caso in cui ha bisogno di una visita di controllo. Bene, a questo punto io invito tutti voi a gustare i dolci e a ringraziare prima di tutto i maestri pasticceri del loro buon cuore. Ecco. Prima di tutto invito tutti voi alla degustazione e speriamo un altro anno di fare un'analoga manifestazione. No.
che vada bene. Bene, consentitemi un'ultima cosa. Questi sono i miei collaboratori, con loro abbiamo iniziato, con loro stiamo lavorando, abbiamo potuto fare questo grazie alla loro collaborazione, al loro spirito di abnegazione, alla serietà e alla volontà che ci mettono ogni giorno, ogni momento nel lavoro. Grazie. Siamo con la responsabile, dottoressa Bruna Miserrafiti, dell'unità operativa di riabilitazione cardiorespiratoria. Questa mattina si è tenuto un incontro molto importante, un evento nazionale promosso dall'AMCO e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, dal titolo Cardiologia Aperte. Sì, e anche quest'anno, visto il successo dello scorso anno, anche quest'anno l'unità operativa di riabilitazione cardiorespiratoria dell'ospedale di Melito Porto Salvo ha partecipato all'evento nazionale promosso dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, Cardiologia Aperte. Cardiologia Aperte è una manifestazione sulla prevenzione del rischio cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Europa e in Italia. Gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto. Prevenire le malattie cardiovascolari è possibile poiché sono stati individuati i fattori di rischio che li determinano. Fattori di rischio come il colesterolo, l'inattività fisica, la pressione, l'obesità, Il fumo, fattori che possono essere abbattuti con uno stile di vita sano e con un'attività fisica controllata. Scopo di questa manifestazione appunto è informare, educare le persone affinché ciascuno diventi protagonista della propria salute. Stamattina i medici e gli infermieri della riabilitazione cardiorespiratoria hanno accolto tutti coloro che hanno voluto sottoporsi ai test di valutazione del rischio cardiovascolare, quindi parliamo dell'elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e l'indice di massa corporea. Sì, la giornata è stata organizzata in tal senso. Nella prima mattinata, erano previste le visite, gli elettrocardiogramma e le visite con valutazione del rischio cardiovascolare a tutti i cittadini che volevano venire nei nostri ambulatori. Devo dire che l'affluenza è stata molto più del previsto. Penso che continueremo anche nel pomeriggio per poter far fronte alle richieste dei cittadini. L'altro momento importante è stato l'incontro con i cittadini, con la partecipazione anche delle istituzioni, per sottolineare ancora una volta l'importanza della prevenzione del rischio cardiovascolare e per presentare il nostro reparto. L'unità operativa di riabilitazione cardiorespiratoria non esisteva nell'ospedale di Melito Porto Salvo, e da un anno che lavoriamo per poterla organizzare. In quest'anno abbiamo lavorato negli ambulatori con una produttività veramente enorme e ci accingiamo ad aprire il reparto con la degenza ordinaria. Abbiamo tutto pronto, manca ancora qualche cosa e dopodiché partiremo con i ricoveri ordinari. Vorrei sottolineare ancora una volta l'importanza della riabilitazione cardiorespiratoria poiché non vi è una in tutta la provincia di Reggio Calabria e i cittadini, soprattutto i cardiooperati, che spesso si recano fuori regione, poi sono costretti a peregrinare nelle varie strutture riabilitative e ancora per settimane ed anche mesi con un notevole aggravio sulla spesa sanitaria regionale. Nel corso della mattinata è stato possibile gustare dei dolci a basso contenuto calorico che sono stati preparati dai maestri pasticceri del luogo e poi ai partecipanti è stato consegnato del materiale informativo per quanto riguarda le tematiche di cui avete parlato largamente nel corso del convegno. Sì,
Dobbiamo ringraziare i maestri pasticceri della città di Melito Porto Salvo perché hanno aderito subito all'iniziativa confezionando dei dolci con l'uso di ingredienti naturali e soprattutto utilizzando i prodotti della nostra terra, l'estratto, il succo di bergamotto e l'olio d'oliva e lo zucchero di canna al posto dello zucchero e poi arricchiti con altri ingredienti naturali. E l'altra iniziativa che caratterizza questa giornata è che quest'anno noi partecipiamo al progetto, alla campagna Banca del Cuore. Banca del Cuore vuol dire che nel corso dell'anno a chi lo richiederà sarà fornita una card dove saranno registrati l'elettrocardiogramma e alcune note anamnestiche e, con le credenziali personali, e questa card può essere utilizzata in tutte le cardiologie d'Italia se ce n'è bisogno per un controllo. I servizi, per quanto riguarda i servizi che i pazienti dell'unità operativa... Allora, la nostra unità operativa sarà strutturata con una degenza ordinaria, cioè H24, con un day hospital e con naturalmente l'attività ambulatoriale. Diciamo che la degenza ordinaria è riservata a quei pazienti che ancora non hanno raggiunto la stabilità clinica, mentre il day hospital ai pazienti che sono stabili e che possono sottoporsi oppure continuare un programma di riabilitazione senza la necessità che si fermino anche a dormire nei reparti dell'ospedale. Gli ambulatori, con il primo di marzo amplieremo anche gli ambulatori poiché apriremo le prenotazioni al CUP per quanto riguarda gli ECG oltre dinamici e gli oltre pressori. Seguirà l'attivazione dell'ambulatorio per gli ECG, per i test da sforzo, per l'elettrocardiogramma sotto sforzo e in seguito anche gli ambulatori per la polisonnografia, per la diagnosi e per la cura dei disturbi del sonno.